famosa al mondo, compie 70 anni. Albano Carrisi, nato a Cellino San Marco sotto il segno del toro, taglia un traguardo importante all'insegna della musica e della famiglia. Una vita ricca di emozioni, quella del cantante cellinese, amato dai suoi connazionali e apprezzato anche all'estero, in paesi come la Russia, dove è considerato un vero e proprio idolo. Cappello in testa, inconfondibili occhiali da vista, l'erede di Claudio Villa è un concentrato di energia, un uomo schietto e coraggioso che in 7 decenni ha collezionato molte vittorie, ma ha dovuto anche affrontare dure prove come la scomparsa della primogenita Ilenia, la separazione dalla moglie Romina Power e il cancro, un nemico che è riuscito a sconfiggere con la grinta che lo contraddistingue e grazie alla fede in Dio. L'uomo dalla voce potente, a tratti lirica, confessa di aver imparato a vivere in questi primi 70 anni. Nei prossimi 70, ironizza, cercherò di mettere a frutto quello che ho imparato. E i ricordi scorrono uno dopo l'altro, dagli stornelli nelle campagne del Brindisino, che Albano saluta a soli 17 anni, fino ai grandi successi, su tutti la celebre Nel Sole, che nel 1967 porta il giovane musicista alla ribalta nazionale. Poi la televisione, una costante nella vita di Albano, dai film Musicarelli, interpretati insieme a Romina, fino alla recente partecipazione al reality L'Isola dei Famosi, e quindi il gossip, che ha reso la vita del maestro una telenovela in grado di appassionare milioni di italiani. Ma tra gli amori più grandi di Albano ci sono soprattutto i figli. C'è la terra di cui si prende cura, il Salento, di cui è ambasciatore nel mondo. Non avrei mai immaginato che sarebbe entrato così prepotentemente questo territorio nella mente. In tutte le cose che faccio c'è sempre c'è un pizzico di mare, un pizzico di sole, un pizzico di terra, c'è un pizzico di uva, un bicchiere di vino, che ne so, un bicchiere d'olio.